Eccoci, 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 forse sì, forse no. Eh, ma l'antipasto è sempre lungo. Eh. Eh? eh? Che dite? Che fate? Buongiorno, tutto a posto. Stamattina eh. siamo, siamo arrivati eh, prima, <ride> ma, <ride> ma siamo in ritardo. Caldo, caldo, caldo. Fate oggi senza cravatta perché no. oggi è caldo. L'aria condizionata è accesa? Andri. Eh, è al mare. Eh. Che dite? Che fa? Avete visto che... Eh, allora, siamo arrivati di impurità, cioè nel senso, ho messo le ultime cose qua. Ma intanto vi siete beccati la eh? Forte. Quante mascherine su Carlo? Due. Sì, no, nel senso. No, ma stai guardando, porto lì. È una cosa. Allora, questi sono quegli oggetti strambi che io quando li vedo in giro mi ci butto sopra. Perché, perché non hanno niente a che fare con le cose normali, no? E, e sono quelle cose che uno, anche magari a casa, dice: Ma aspetta, cos'è quella roba lì?, cioè, nel senso, poi figuriamoci a livello di video come, come può arrivare: arriva, si capisce che è una chiocciola, una lumaca che sta che si sta arrampicando, qua che sta andando. Però il bello qual è? Che questa, questa parte, no? cioè, a parte che sono, due, cioè, sono due, due pezzi, sarebbe un miracolo se fosse un pezzo unico, nel senso, que, questo è un pezzo. E questo è un altro così ci, 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 ci capiamo meglio, no? Ci capiamo meglio. Ed è una cosa pazza, pazzesca. Eh, adesso vi do la dimensione. Aspetta, 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 aspetta. Il centimetro l'hai visto? Oggi siamo proprio messi male. Eh? Ma il caldo? Ma è il caldo? È il caldo? Eh no, qualcosa, basta che sia un centimetro, un metro, qualcosa. 37 centimetri. 37. Quanto costa? 9,50. È una roba da pazzi, cioè sono quelle cose che, a parte che costano, se appena appena Le, le trovi nel mercato? Eh, 9,50. Allora, praticamente per... Allora sono 20, 28 30 cm per 38. 28, 38. Io ne ho avute diverse di queste cose, uh, cioè diverse, non, non dico non di fate così, però quando trovo gli animali. Cioè questo, vedete, questa è una radice naturale che poi viene fuori così ed è naturale. Cioè magari l'hanno appena appena levigata per dire qui, ma questa è, è tutta natura, cioè il bello è quello di trovare un'opera, un, cioè se fosse un'opera d'arte contemporanea, per dire di, maestro, di qualcuno, diventere, cioè è una roba pazzesca, è una scultura naturale in, in radice, una radice. Stiamo parlando sempre di periodo Meiji, Taisho, eh, Taisho, non è, che, non è una cosa, però guarda, guardate la bellezza, riesci Carlo a farmi andare nella patria, guarda, guarda qua dietro, guarda qua, ah, guarda, guarda qua che bella, guarda qua, guarda che roba, guarda che roba. Guarda, guarda qua sopra, guarda che Ma ti rendi conto? Che bella è. Ma che roba, stupenda. La rimetto là, la rimetto là. L'ho rimessa lì e possiamo partire. con... Oggi ho messo una selezione di Nesche, eh, diciamo eh, quelli che superano, che cosa cerchi? Confermata, grazie, ma eh, lasciamela lì per favore, mi fa compagnia. Chi è il sostituto? Eh, vuoi mettere già il sostituto? No, mi piaceva lì. Però se c'è il sostituto mettiamolo. Allora, oggi ho messo in esche i più costosi che abbiamo. Siete contenti? Oggi vediamo cose costosissime, come la lumaca. 9,50 Partiamo partiamo dal allora, bosso e avorio. Abbiamo tutte e due le scelte. Bosso e avorio. Mm, ci sono forse più costose quello lì questo non è che è 2004 la la poetessa Onono no Komachi la poetessa che si è addormentata che si appoggia al suo bastone con il suo cappello dietro guardate che forte questo Onono no Komachi con il suo cappello dietro poi c'è il, il cavallo che esce da io gli ho messo un po' di un pezzettino di coso sotto che lo tiene. Di qui c'è il foro di Motoshi e di qua non c'è niente. Il cavallo che esce dalla zucca, in avorio. Questo costa stesso prezzo, 2,4. Poi ho la scimmia che esce invece dalla pesca. Dalla pesca, perché la pesca è un'altra cosa o pesca no pesca pesca si va a pesca con la pesca o si va a pesca con la <ride> no era un scioglieringo quando si faceva tu vai a pesca e mangi la pesca giusto non è che vai a pesca e mangi la pesca no così sbagliato tu vai a pesca e mangi la pesca va bene a posto Uh, quindi questo è mille... milleotto. Qualche parola in milanese oggi? <ride> eh. Sì, eh. Ti ho detto, accendete l'aria però, ragazzi, non è che si può stare così. Bisogna accendere la prima, bisogna arrivare qua alle 5 e accendere l'aria alle 5, non è che puoi accendere la... alle 9.30. Gyoku Zan, le due scimmiette che fanno e litigano. 1800 euro poi la vespa oh la vespa la vespa vi Ve ricordate le vespe settimana scorsa questa è una sola e eh, costa in proporzione dove, se costava come questo Nesche tutto quello là costava, sarebbe stato un bel Ministri, costano sempre di più, niente da fare, in proporzione anche a altre cose, eh. cioè eh, per quello che è. Tomokazu, 4005 New Entry. Questa non ve l'ho mai fatta vedere perché questa una volta l'ho messa. Questa non l'avete mai comprata, non ce l'avete nella collezione questa è Shojo che piange eh, perché eh, ha finito il saké. Shojo la, eh, la troviamo sempre eh, o addormentata, no, che piange non, è, non sta più addormentata forse, sì, però eh, è addormentata. Alcune volte la troviamo un po' più demoralizzata, a volte la troviamo con la sua ciotola da saké rovesciata, a volte la troviamo, insomma, questo è Shojo, uno dei, dei neschi più costosi in assoluto firmata sotto, guardati i capelli lunghi, in legno di bosso, eh, stupenda, costa 3.500 euro, Sciogio. Sono tra i neschi più costosi e più ricercati. Cioè nel senso che un collezionista in teoria che colleziona neschi è, è un soggetto, chiamiamo così, mh, ricercato. Eh. Molti, molti neschi hanno proprio una... Eh, c'è cioè una, una regola che, che contraddistingue, eh, una regola dettata dal collezionismo. Dalla, dalle, sono quelle regole che non sono scritte, ma nel mondo dell'arte contano quando c'è un, un soggetto, un qualcosa di particolare, di raro eh, e di riconosciuto come tale, allora eh, è riconoscibile, quindi, che, che sono pezzi che vengono ricercati. Quelle. Ne abbiamo avuto uno forse. Mh, qualche mese fa, no Shojo, in legno, sì. che è durato come un gatto in tangenziale praticamente, giusto? Sì. è stato messo sul sito e eh. um, quindi questo non è, ancora, non è ancora stato messo sul sito, e, um, è arrivato proprio in settimana come sempre vi faccio vedere le cose quando possiamo in, con anticipo, abbiamo messo su altre cose come per esempio un altro oggetto che è durato come un gatto in tangenziale eh. Mm, me lo fai vedere Andri? c'è il sito collegato? Sì, lo vuoi vedere L'Inro Tartaruga. Per dirvi, cioè dovete essere, ve l'ho detto già più, una più di una volta, si siate veloci quando... perché sennò no, non è che tanto, siccome sono pezzi unici, poi un altro non ce n'è. Eh, si può trovare simile, più bello, più brutto. Non si sa quando ma uguale no eh, quindi ci sono degli oggetti che sono tutti mh, non mh, non sono eccolo qua, questo qua è stato messo venerdì calcolate alle 6, 6 e mezza 7, più o meno 6 e mezza. alle 8 era già venduto eh, perché sono quelle cose folli che eh, come il nido della settimana scorsa come tante altre cose così vedete un cioè questo è un, è, un, è un errore completo con le, tarta, le tartarughe, tre tartarughe una sopra l'altra su un fio, un fio, un, 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 una foglia di loto eh, e poi sotto c'è la tartaruga e anche lo gime, guarda che roba, e anche lo gime era, era suo originale, quindi un blocco, vedi, eccolo lì, guarda che roba, stupendo, un oggetto fantastico, quindi eh, se no ve l'avrei presentato oggi, eh. Quindi non ci sono oggetti che. Questi ancora non sono stati messi su. E poi ho il mandarino sbucciato. Aspetta, E eh, va bene, siamo in diretta, ci stanno. Poi ho il mandarino sbucciato. Con il ragnetto piccolino appena nato. Perché sai che su un mandarino così, il ragnetto è così piccolo, è una sua prima esperienza. Su un frutto, no? Dice, guarda che fortuna che ho avuto oggi. Proprio nato ieri, già sono su un bel mandarino. Sbucciato oltretutto. Quindi mi va proprio. Cioè, posso andare a, a prendere il succo direttamente. Chi è che era sbucciato questo mandarino? Il ragnetto. <coughs> il ragnetto. Bosso, patina pazzesca, guarda che roba! Il mandarino sbucciato in bosso. No. Questo è, 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 un, è un ritorno uh, perché sono quelle cose che ogni tanto uh, vedete, la possibilità comunque di prendere, prendere determinate cose, poi uh, a volte ritiriamo anche cose che avete preso. E io quando mi ridate indietro, questi pezzi va bene. Sono felice e quindi ve li faccio rivedere e questo è stupendo. E eh, domegi quello che sarà, sarà naturale perché non hai fori. Vedete quel, il rametto che c'è con quella foglia? Guardate che bello che è. il rametto che mh, si divide, no? E, e, fa, e lascia quella foglia appoggiata delicatamente qua che scende qua. Guarda, guarda qua. vedi giusto in mezzo. Vedete che, si, vedete che si forma, il rametto ha formato un passaggio, no? vedete lo vedete lì? Quindi quei tre rami vanno a formare un passaggio e all'interno di quel, qui questo filo, così ve lo faccio vedere, All'interno di questo veniva, vedete, fatto passare il cordoncino che faceva da fermo, vedete? Per quello che si chiama Netsche naturale perché non ha il foro non ha questi fori qua, non ha il foro come il cavallo, anche se il cavallo poteva essere benissimo anche naturale perché aveva questa fessurina qua, quindi questo poteva anche, volendo risparmiarsi, di fare i fori. Però in alcuni casi non ci sono, e in questo caso è un nesche naturale, ed è un nesche a forma rotonda, eh, ed è, e sono i più, eh, diciamo, quelli tipo mangiu, no? Il nesche mangiu è il nesche a forma, a forma rotonda, che è quello che eh, ve lo immaginate, un, 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 un Inro. No? Ecco, se, 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 vi, se vi ricordate poco fa è stato fatto vedere l'inro completo con le tartarughe. No? Quindi la tartaruga, il logime tartaruga e l'inro. Solitamente diciamo che nel 90% dei casi ah, Andri mi prendi. Mi prendi? Mi sono dimenticato perché l'ho messo... Me Andrei, in cassaforte, l'inro che è arrivato setti ehm, in settimana, me lo prendi per favore? Sì. Così faccio vedere una cosa pazzesca. Eh, infatti ce l'avevo in mente ieri, ho detto domani faccio vedere quell'inro, il ro. Eh, mi è passato di mente sto parlando di inro, mi è venuto in mente. Ma vi immaginate, eh, a parte che i Nesche sono da collezione anche senza inro, senza niente, cioè trovate l'inro... Senza, uh, come questo, no? Trovateli in ro senza, um, senza nesche. Vedete, questi sono oggetti da collezione. ovvio Poi dopo uno volendo ci può mettere anche un, un nesche se vuole, no? però non, um, non, non va. Cioè non, sì, ci sta, sì c'è come non c'è. E eh, adesso l'ho il lo lo, cordoncino. Lo, eh, quindi non. Um, eh, cioè, Non vuol dire niente. Quindi l'in rosso sono tutti oggetti da collezione sia con o senza Nesche e viceversa. Nesche è un oggetto da collezione sia o con. Allora, eh, il topolino mi ha fatto vedere? No. Ah ecco, mancava questo. Allora, eh, vi faccio, eh, vi ho detto il prezzo. 2, 2. Stupendo. 3, 5, Sciogio. 4, 5. Il topolino, guardate guarda che forte questo topolino. polino con vi lascio un secondo riflettere ve li faccio rivedere tutti se volete rivedere qualche prezzo o se qualcosa fatemelo sapere uh, e vi, vi, ve lo dico subito cioè, nel senso ci vediamo tanto prendo questo Non l'ho mai avuto così. Adesso vi faccio vedere l'inro. Adesso vi faccio vedere quell'inro lì. Mm, voglio prendere, no, non prendo niente perché tanto ve lo faccio vedere così. Dove sei, Carlo? Sei su quella lì? Tornami sul, su questi due qua. Anzi. Dragon Ball, 40 centimetri. 40 Quaranta per 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 27 ventisette. per ventisette. la di quaranta centimetri per Per ventisette. Quanto costa? Mille Ah, ho messo questo qua. Ah, ho messo questo. Ho capito cosa ho messo. Hai visto? Oggi vi faccio vedere dei bro delle lacche anche. Ho oh, una, una teiera in lacca con due, una cosa stupenda. Uh, ho degli, dei Satsuma New Entry. Ho due vasetti in bronzo. New ho un Plica Journey. Ah, oh, tutto New Entry oggi, eh. A posto, mi vai su, dopo lo vediamo magari, adesso vediamo un so cosa sta combinando, uh, mi torni su questi che intanto io, vabbè, no, no scusa, intanto avevo ragione, no, potevi stare uguale. Vabbè, oggi è così. Oggi è così. L'Enci, abbiamo trovato la parola. Vieni, 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 allora, io non ho mai comprato un irro uh, così, così, guardate anche la forma come è piccolo, cioè come è, è stretto e lungo, guardate che roba, guardate che roba, questo è un, un pezzo fantastico, Perché? Perché tutto quello che voi vedete, che forse non si capisce, perché è così fine, è così fine che non, non si capisce, però fidatevi di quello che vi dico, è tutto un intarsio di fine madre perla, eh, interamente laccato, e guardate nelle parti terminali, guardate questa parte qua, è tutto un intarsio. Cioè, ma è una roba da pazzi, eh. Cioè, se ti rendi conto com'è com fine quell'intarsio in oro e madre perla che c'è lì, Tutta una scena con uh, personaggi, case, um, ci sono figure, barche, uh, con il suo gime e un nese in bosso, con la faccia che ti fa la linguaccia. bellissimo in ro, costa 2800 euro eh, volevo bisognerebbe magari metterlo sulla plexiglas per comunque vederlo bene questo poi eh, magari poi ve lo porto posso, posso darvi anche il plexiglas, ci mancherebbe guardate che bello che solo un nesche così in bosso solo un nesche così da solo è un Nesche da 800-1200, solo questo Nesche qua, da solo. Eh. Quindi fate due conti e, e capite comunque, a parte questo che va visto da vicino, perché così non si vede mica tanto. Eh. Penso che sul nero così, guardate anche sui lati tutto quell'intarcio lì, che roba che è. Guardate il cambio di colore: ecco qua, si, guarda, qua, ecco. Qua si, ah, ecco qua si vede, se non spara si vede, guarda. Guardate il, il, il cambio di colore di questa madre perla, ma rendetevi conto che è tutto un intarsio eh? sull'H, fantastico, eccezionale. E poi ci sono anche delle, delle, delle punte in oro, eh? vedete quelle, quelle, quelle parti in oro. Niente, volevo farvelo vedere così, era una di quelle chicche da farvi vedere oggi. Però ve lo metto sullo stand, poi lo vediamo meglio anche con calma. È appena arrivato, quindi non abbiamo fretta, ecco, non è neanche messo sul sito ancora, infatti, quindi. Setama eh? prossima mettiamo quello sul sì. sito. Sì, settimana prossima mettiamo questo sul sito anche. Sì. Allora, ehm. eh no, era lì perché mi dava fastidio, non sapevo più dove metterla. Puta, mettila via. Per riportalo via, che questo è delicato, mettilo in, in casforte e volevo far vedere uh, questo. E poi vi faccio vedere... Eh, sì, ne ho tre lì. Sì, sì, no. E eh, ho visto, ho visto. Questo, questo già ve l'avevo fatto vedere già la settimana scorsa, questo. Bellissimo. È una cosa veramente notevole da un punto di vista anche de della, della dimensione. Uh, è un grande in row. è un grande in ro uh, ad un, ad un, uh, con uno scomparto solo, quasi un tonkozzo se vogliamo essere, proprio per la dimensione. Sì, un portatabacco. No, non penso, o oh, magari si sì, può essere, Sì, può essere anche un portatabacco, può essere anche un toncozzo. Possiamo metterci, vabbè, comunque molto bello, comunque sono cose che mh, vanno viste da vicino cioè questa, questa profondità di intaglio questo colore questa, questa lavorazione, costa 2400 euro sono oggetti anche da tenere e da portare, io questi li prendo anche naturalmente no li, 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 li vendiamo naturalmente no, in televisione su internet, non c'è problema ma da mostra, soprattutto dei clienti che vengono nelle mostre anche che cercano proprio questo genere di cose qua um, e quindi abbiamo da una parte il Tengu e da quest'altra parte abbiamo eh, che è dai cocu. Dai cocuten. E questo è quello che volevo, fare, no, volevo far farvi vedere con grande. con grande voglia. Sì, fallo vedere al sito. Intanto io preparo il tè. Infatti, infatti, sì, hai ragione, ragione, sì. Dalla, tele, dalla tv diventa tutto piatto, invece è molto... Vedete, guardate che potenza che ha questo oggetto. Power, power, super power. E l'ora del tè? No, fa niente, ci facciamo colazione col tè oggi. È tutto più spostato oggi, arte collezione il numero lì così a sinistra, più, più a sinistra o. No, 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 sul no. computer. Ah, ok. Ah, ok, infatti dicevo ma. Mi sembrava molto affine, no, okay, perché dal computer si vede. Ah, certo, certo. Allora, guardate che roba di che sa che, che oggetto pazzesco è questo. Non hai visto la novità del sito, però. Qual è la novità del sito? Ah no, l'ho vista, sì, infatti lo volevo chiedere. Te lo volevo chiedere, ma eh, com'è che funziona sta cosa? E chi risponde? Tu? Dove lo vedi? Scusa, ma dove dove, dove arriva sta roba? Arriva sul nostro sistema. E si può far vedere gli amici a casa? non ha senso. Tanto ci, ci conoscono ci chiamano. Vabbè, ok. No, era per magari qualche per Eh, infatti, no adesso rimangono nella dice cos'è questa roba, cos'è segreta? Anch'io non ho capito. Eh, facciamo una vedere a questo punto. Se qui. Eh, ma faccio vedere. No. Oh. un cliente qua. Ah, ecco, eh. okay, sì. Se un cliente vuole un'informazione veloce, sto, sto traducendo quello che dice Andrea, eh. Cosa che ormai cosa che Bisogna essere molto veloci Uno guarda, guarda tu. Sì. Non vuoi Non vuoi scrivere se non vuoi sapere il prezzo? Ah, no. clicca sul lesto lì e cosa no. viene fuori? Hai qualche domanda? Hai qualche domanda. Accetti vai avanti. Accetti e scrivi Prova? Buongiorno. Fai la prova. E adesso voglio vedere chi arriva a sto messaggio a te? eh. eh, no, eh. eh fantastico. Quanto costa? Ok. Invio. In Dove invi? Ah, ok. Fammi vedere che è arrivato. ah una chat ah una chat diretta quindi prova a rispondere e dove rispondi tu dopo? lui dove lo vede? lì? ah lo vede lì direttamente su una chat ah beh certo lui risponde ah ok beh certo sì sì certo rispondi sì, adesso scrivi una cosa per far vedere Quindi avete visto che bello? Se volete chiedere qualcosa a Andrea, durante, dopo, domani, durante, quando volete, aprite il sito, chattate con noi, chattate, chattate. Ah, ah ok, ci sono anche degli orari. Cioè, uno si scrive alle 4 di notte, di mattina, non è che uno può pretendere che. certo. Che è successo? No, no, niente. È che l'ho lasciato. Ah, non era la chat di Andrea. È <ride> contemporaneo Esatto, sei collegata anche te con noi? Allora, guardate che bel oggetto che mi è arrivato quest eh, questa settimana. Uh, è un oggetto che, si, che, voglio dire, già così si vende da solo. Eh. Cioè, nel senso che già una teiera come questa in lacca e i Uh, con il simbolo, eh, con questo mon. Che mon è questo, Andri? Questo è il mon del... Eh? Tokugawa, del clan... Dov'è il, dov il libro dei mon? Cavoli, ma perché quando dobbiamo prendere una roba dobbiamo, non c'è mai? Niente, ogni volta che cioè, dobbiamo ci serve una cosa è pazzesco. È tutto sotterrato chissà dove da quale parte. No. Vabbè, comunque lascia stare, dai. Eh, io veramente divento matto. Cioè io a volte non, cap cioè, non si sa mai come... è bello che era qui. Uno dice dove è andato? Camminano i libri. Eh? Allora, lasciamo stare. Ma guardate che cos'è questo oggetto. Coperchio. Tutto in lacca con questa puntinatura nascigi, tutto questo oro a rilievo che gira intorno. Il manico. La... E poi guardate la, 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 cosa, la cosa che, che rende questo oggetto pazzesco, che mi, quella che mi fa impazzire ancora di più. Sai cos'è Carlo? No. C'è una cosa che mi fa impazzire. Il copribeccuccio. Guarda che roba. Cioè solo questo, trovare completo un oggetto così con questo, è miracolo assoluto. Con le due piccole tazzine. Ti rendi conto? 1950. Tutti e tre. Cioè solo lei vale 1800 euro. Queste valgono 6-700 euro ma tranquillamente di questa qualità, di questa bellezza guarda che roba hanno un numero sotto di una collezione probabilmente o, sono, o erano collezioni museali dove mettevano cioè, o, erano museo, o arriva da un museo che ha dismesso uh, perché è un numero troppo lungo cioè, <ride> che che posso fare c'è cioè, una collezione infinita o meno che non c'è scritto l'anno d'acquisto non lo so, comunque va bene eh, Comunque arrivano, questi sono oggetti che comunque veramente ti puoi, puoi trovarli, quelli, questi, questi se, se vai al, al Museo d'arte orientale di Venezia ti, ti può capitare di vedere un, una cosa del genere, perché fa parte di quello che è la, la, la storia delle, delle lacche, dell'uso del, dell quotidiano di un oggetto eh, che veniva probabilmente anche a un'era di uso quotidiano. Ste, strepitoso. Beh, mi fa impazzire l'eleganza e la bellezza di queste due tazze, guarda che cosa sono, guarda che cos'è la lucentezza, l'oro che ha, guarda che belle che sono, uno dei mon più importanti del Giappone. 1950, non perdetelo. Vi faccio vedere, cosa faccio vedere, i bronzi o le, o le, o le ceramiche? Faccio vedere le ceramiche. Questi li ho fatti vedere settimana scorsa, li conoscete? Questa, questa coppia stupenda, uh, l'abbiamo messo sul sito questi? No, ancora no. Um, 800 euro uno per l'altro, 1600 euro per la coppia. New entry: assoluta Shizui for Kozan. Questo è Shizui, Shisui, Shisui è quella marca, è questo qua, di, qua, di là, questo qua. No, perché no? no? È pericoloso. Sì, ci sta, se lo guardo, cade. Shisui, mettili su questo. Andre, lasciali giù allora. Ci penso io. Shisui, guardate che forte che è questo qua. Guardate, allora calcolate una roba, eh. Uh, calcolate una cosa che uh, i Kinkozan. Uh, tra i Kin mi, cioè, mi prendi il libro, sì, di kinko, il libro di, mh, delle ceramiche c'è. Me lo prendi per favore. Che, vediamo se c'è. C'è Cisui, c'è sicuramente. Allora eh, vi spiego una roba. Ma forse, tutti, no, quello scuro, quello nero, con la copertina nera. Vi spiego una cosa fondamentale. Uh, le ceramiche di Satsuma cioè questi qua sono tutti firmati uh, come dopo c'è un altro Kinkozan da farvi vedere mm, ma quando trovi uh, il Kinkozan con la firma doppia ve l'ho già detto, mille volte mille volte quando c'è Kinkozan con firma Shozan Shisui eccetera eccetera sono quelli più Uh, diciamo ricercati, costosi, uh, più desiderati, più, più quello che volete. Quando c'è il Kinkosan firmato come questo, chiuso nelle riserve, come state vedendo adesso, vedete che c'è un lavoro di riserva quadrato dove ci sono le scene, dove tutto il resto è fuori: è fuori è la ci sono le foglie e i fiori, e poi dopo ci sono quei quadrati che racchiudono, che racchiudono quelle. Mh, Due, diciamo quelle due cartoline, no? dove c'è quel paesaggio, quel ponte, eh, trattenute. Vai, vedere. Eccolo qua. Vedete questo piatto qua? Cioè, poi quelli pubblicati, no? Cioè, voglio dire, vedi il marchio, questo è Shisui vedi? È lo stesso che abbiamo qua noi. Ma, io vi faccio vedere questi capolavori e su oggetti che potrebbero essere benissimo pubblicati, perché questo è un, è un libro di Satsuma dove venivano messi solo i capolavori, mica venivano messe, messi i Satsuma normali. Grazie. Quindi, quando, abbiamo, quando hai una cosa del genere sei di fronte a uh, Kinkozan con doppio marchio e più Shisui davanti. Shizui. È come, è, è come se ci fosse scritto Shozan, eh, vi ricordate le cose di fir, con doppia firma quanto costano? Cioè calcolate che gli oggetti, i vasi, i piatti, tutto quello che esiste con doppia firma, quindi Shisui for Kinkozan, costano, ah, il, cioè se un piatto così poteva costare, non so, senza questa firma poteva costare 900, per dire, o 1000, 1200, eh, solo, solo Kinkosan con sui Kinkosan costa il doppio io chiedo 1450 questo l'ho messo sul sito oh non mi ha messo niente sul sito stagione. ah no beh mi ha messo, no, messo i pezzi ragione. non riusciamo di più di così non riusciamo Eh lo so, lo so, lo so, stupendo eh, e guardate che bello questo col monte Fuji, Fuji-san, questo è pazzesco, guardate che scena, guardate che scena che ha questo, questa è una qualità pazzesca, non, non si è mai visto il, il questo è il, il lago, eh, trovami, <coughs> non mi viene il nome, ci sono stato, andi trovami il lago che c'è sotto il monte Fuji, che è un nome un po' lungo, lago di Lago di Cavaucci Cavaucci, bravo. Lago di Cavaucci Cavaucci, sì, 1450 il, il, il... Il Kinkosan, ma questo viene. Questo, questo è allora, intanto il lago di Kawaguchi, Kawaguchi eh, con l'acqua che si muove così, le barche, le barche perché fermati? Quanti Satsuma hai visto con le barche grosse così in primo piano? Il ponte di legno, i personaggi sul ponte, gli alberi dietro il monte Fuji. Quante volte? Mai. Quante volte? Mai. 900 euro. Fate voi. Vi ho dato tre chance, una meglio dell'altra. I piattini, 800 euro uno per, uno per l'altro, belli da tenere insieme. 900 euro, questo con il monte Fuji eh, sul lago e King, eh, Shisui per Kinkosan. Stupendo questo piatto qua eh, con la doppia riserva, tripla riserva con quel fiore. Queste vanno viste da vicino. Questa è una qualità che non trovi. Questa è una qualità che non esiste. Lasciate eh, quando vi dico che bisogna comprare gli oggetti firmati con doppia firma. Eh, guardate che io poi ve lo dico. ma eh, però se non lo fate e, fate e questi oggetti li fate andare via e li fate ricomprare ancora agli stessi collezionisti inglesi, americani, francesi, che sanno cosa stanno comprando, vabbè allora poi eh, 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 finisce la storia. Ma non, non perdete eh, questa qualità di Satsuma, non perdetela. Poi vanno visti da vicino, eh, perché la qualità di questi oggetti non è evidente così magari televisivamente parlando. Com'è l'immagine oggi? No, eh, sono, stati i sono stati i migliori, va bene. Vi faccio vedere questo. Questa ah, ecco, questa è un'altra di quelle. Ecco, questa è la qualità, vedete? Questa eh, me l'hai messa. messa su, me la fai vedere dal sito? Questa è stupenda, eh? vai Shizan puntinatura qualità forma in oggetto intonso pazzesco E poi il vasetto di Satsuma che è qua. Basta oggi questi sono i. i questi sono i, i Satsuma che vi faccio vedere oggi. Eh. Non è. Sì, sì, no, la qualità è super, è, è stupenda. Questa è una bol pazzesca, questa è una bol pazzesca. Vi, in, vi invito a collezionare uh, oggetti di questo di questa qualità e di questo livello. Cioè quando voi nella vostra collezione mettete questi, questo genere di Satsuma non sbaglierete mai. Quando voi nella vostra casa, nella vostra collezione, met, mettete questo genere qua, non sbagliate. Cioè sono soldi messi bene. Cioè riuscite a leggerla la differenza no? tra un Satsuma normale e un Satsuma straordinario. Riuscite? È come, vedete, nella mh, per farvi un esempio, uh, ci sono orologi no? uh, che si assomigliano, giusto? Okay, tutti danno l'orario, eh? tutti, tutti, tutti. Però ci sono orologi che, che uh, compri um, a 500 euro, a 1000 euro, no? che funzionano bene magari sono anche automatici eh, sono costruiti molto bene anche da un punto di vista qualitativo eh, però non hanno eh, non avranno mai l'importanza perché poi vanno ad assomigliare no vanno a cercare di, 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 di essere vicini a, a quella a quella forma, a quel colore, a quella, di quello che costa 3, 4, 5 volte tanto, che comunque quello che costa 4, 5 volte tanto tra 10 anni costerà 4 volte... quel Niente, 900 euro. Quindi costerà cifre folli. Quello che hai comprato 1000, no, nel senso non costerà usato magari, non li riprendi nemmeno lo dovrai vendere alla metà di quello che l'hai pagato magari, o comunque magari dopo dieci anni li prendi quella cifra lì, forse, se ti va bene, se l'hai usato bene non hai rovinato, ma non riprendi, eh, allora calcolate che in dieci anni uno di quegli orologi, con la cioè di quelli belli, si eh, costano, si raddoppiano, 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 in dieci anni raddoppiano, cioè se hai pagato un, 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 un 5.000, 10.000, 10.000, 20.000, in 10 anni raddoppiano. Quelli là no, ecco, questi qua in 10 anni magari non raddoppiano, però un 30% in più sì, per dire. Quelli normali non, non aumentano mai, non aumentano mai, non aumentano mai. Uh, vi rifaccio vedere i prezzi, riuscite, però a me quello che importa è che voi riusciate a cogliere la, la, la differenza, ecco, poi dopo non comprateli per l'amor del cielo. Tanto guardate, di questi oggetti qua non ce n'è per tutti. Io ve l'ho sempre detto, dalle prime trasmissioni che faccio. Cioè, qui stiamo parlando di oggetti per pochi, per un, 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 un pubblico um, uh, che è in grado di cogliere, di avere prima la possibilità naturalmente economica per farlo, perché non è che da tutti, per l'amor del cielo, ma primo, se hai la possibilità economica e vai a comprare quelli là, e beh, allora, ehm, eh, così, non cosa ti devo dire, eh, Vabbè, ti, ti sei impegnato a, a sbagliare, a comprare cose sbagliate, e eh, vabbè, c'è chi si impegna a comprare le cose sbagliate, non c'è problema se magari non hai la disponibilità economica allora vabbè, non non sto dicendo spendi 1400 euro per un piattino con 1400 euro se vuoi toglierti lo sfizio e compratene 10, i piattini compratene 10 eh, vabbè fermati lì però perché se invece hai 10.000 euro da spendere eh, e, e spendi 10.000 euro con quel genere lì è sbagliato lo stesso quindi a me interessa che voi riusciate a cogliere la differenza cioè eh, se, se attraverso il monitor si capisce la qualità, che è completamente diversa da tante di quelle cose che si vedono magari che si possono trovare in giro nel mercato che costano molto 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 meno. C'è cioè un piattino di Satsuma mm, eh, normale eh, che è un piattino, eh, cost può costare 100 euro, non so, 150. Ce l'abbiamo noi da far vedere Una cavia, un piattino cavia. Sì, ce l'abbiamo. Sì, c'è un piattino cavia, che è anche carino oltretutto, non è proprio una cavia. In televisione però sai che... Eh, però es esatto, è vero, in televisione eh, non, si, non si coglie questa differenza, hai ragione anche te Carlo. Vabbè, però non, non andiamo avanti, tanto si vede. No, no, lascia stare, lascia stare. è tanto inutile far vedere, tanto non c'è... Non vedo cavia. Non c'è, lascia stare. Quindi rifacciamo il, il, il giro delle eh, 800, eh, 28... Sì, 2,8. Anche questo Kinkosan qua a forma di, di goccia eh, con eh, la, la parte, anche questo, un finto marmo così, con il drago a goccia così, è una chicca, la vedete? no? Cioè è una cosa che non esiste da nessuno... Cioè, si vede, cioè, che ci vuole? Non, bisogna essere laureati in scienza antiquariale? Eh, come quella bolla stupenda, quella cifra là. A me detto, se la firma certo. Eh, certo. Se se uno, quindi, lente, firma certo. Eh, come quelli con i maschili, con le, cioè eh. quelli eh, certo. È eh, esatto. Certo. certo. Ho voluto, certo. Quindi va bene, Mil eh, 2008 il, il vaso a goccia, 800 euro l'altro. Eh, il Monte Fuji, questo qua, a 900 euro. Cioè non, non allora eh, ricordatevi questa immagine, cioè calcolate eh, la eh, cioè, l'assoluta rarità, e, e, e scena incredibilmente eh, particolare. Eh, non, io Posso ricordarvi eh, che non ci sono, io non, non abbiamo mai, allora già il monte Fuji grosso così sullo sfondo, su un Satsuma, è impossibile, cioè non ne abbiamo mai avuto. Addirittura una tridimensionalità come questa, c'è cioè una profondità, ma lo vedete che c'è una profondità che è un, è un dipinto, questo, parte da quei fiori di loto eh, nell'acqua nell che sono in primo piano e proseguono con le onde dell'acqua, del, del, del laghetto con le barche ancora subito dopo dietro le barchette, il Pontile, dove sono i personaggi, dietro gli alberi e dietro il Monte Fugi, ma cioè, con 900 euro questa qualità qua, sogge questi soggetti qua, questi numerosi personaggi di questo livello e qualità. Mi spiace, ma puoi dimenticarti? Guarda la barca come fa con quelle bandierine sotto che, sono, che anticipano. Che sono davanti e sembrano proprio esserlo davanti al ponte, ma lascia stare. Non, 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 non ti seguo. Non ti seguo. Non ti seguo. Non ti seguo, cioè, vuol dire che eh, non è. Questo, questo è il più facile da confermare. Eh, del suo genere, poi ovvio c'è anche la Bold 2.8, ci sono quelli, ma mi sposto. Mi sposto. Facciamo la prova oggi. Eccola qua. Vaso in bronzo e argento. Quei fiori sono in argento. Eh. Uh, adesso arrivo. Aspetta, che metto questo. Sennò poi alla fine si perde. Ne diventiamo matti a cercarlo. Allora uno, due, tre. Allora uh, 23 e 24 centimetri. Guardate questi, questi fiori, cosa sono? Argento, rame, tutto in intarsio. 700 euro, 24 centimetri. Adesso vi faccio vedere 3-4 bronzi che fanno, mi fanno impazzire. Guardate questo che bello che è. Guardate che forte questo. con la lucertola, con la coda che scende, guarda che roba. Solo i giapponesi facevano vasi così, eh, con gli animali, con i draghi, con le lucertole, con i serpenti. Con, stupendo questo. Piccolino, una chicca, stupendo. 950 euro. 950 e 700 euro. Coro con karashishi. Coro in bronzo con karashishi. 550 euro. Dimension. Allora, 10, questo 10 per 9. Questo ve l'avevo già dato 24 circa. Il coro uh, siamo a 12 per 15 e mezzo 16. Guarda che bello il, la presa sopra con, con il Karashi. Dentro c'è un altro doppio vaso, vedi con i piedini, guarda che forte, guarda che forte, puoi anche essere, guarda che bello, stupendo questo. Cioè, potevo vendertelo anche così, tenere questo, no? Doppio vaso, all'interno guarda che bello, cade dentro guarda che forte, stupendo questo. 5,50, questo è da comprare al volo, ma neanche proprio pensarci. Proprio 550 euro, 700 euro, 9,50 con la salamandrina lì, la lucertolina, forza. Sveglia. Io poi ogni tanto vi faccio riflettere, no, vi chiedo: ma se voi foste. Noi siamo i proprietari di questi oggetti, no? Ok. Ma se voi foste i proprietari, e questo lo avreste, avreste pagato, magari avete pagato uh, 800 euro, che ne so, 700, ma, se vi è andata bene, eh, ma, magari anche 1200, ma se io vengo, vengo in casa vostra e vi chiedo, me lo vendete voi a, a 700-800 euro, me lo date?

ha ah, la bocca aperta, la dimensione è di 10 cm x 9, 8,5 x 9, bellissima patina con la bocca aperta, si vede la bocca aperta? Lei è un po' più scura rispetto alla parte diciamo di, di marrone, di patina marrone con l'H marrone, guarda che bella. forte eh, grazie, bello, bello oggettino eh? eh, questo a 700 euro è difficile, scusa Carlo mi vai nel, nel crisantemo? Perché c'è una qualità di, di argento da far paura, cioè, lo vedete? Cioè si riesce a cogliere la, ah, scusate ma è un vaso che se dovessi chiedere 1.200 950? 1100? 700 euro? Io, boh, veramente a volte non, non, non ci sono. Firmato? Megi? 1880? 1890? 700? Avete capito bene? 700 euro. E sto coro qua? Guarda che bello che è. Ricordate che il bronzo poi con lo scuro non si capisce, cioè, fa, fa, cioè eh, si, va insieme tutto, non, non, è, non è di facile mh, interpretazione a livello televisivo, ecco, questo ve lo, ve lo volevo dire, cioè, lo, lo si, mh, è scuro naturalmente, non, 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 ha quella, non esce ecco, tutta con, come se fosse un satsuma, un eh, avorio, come se fosse un, un occhimono, un, un bosso, Ecco, questo lo dico, quindi aspettatevi che quando arrivi a casa è ancora meglio, ma con 500 euro un coro in bronzo così... Il drago, dovevano vederlo? Dragon Ball in bronzo, eccolo qua, centimetro, un altro, cambiamo centimetro. Allora, stiamo parlando di 38 centimetri per eh, 28 circa, 27, quant'era? No, 38. 38 per con la profondità di 16 circa e davanti è 26, 56. Mi ha chiesto, eh? eh? prima? fa una patina del no. No, Vergognolo no. Perché lui del monitor lo deve Si vede che il monitor dei colori No, no, è marrone, è una, una patina marrone. No, 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 c'è una sfera, eh, siamo nel periodo Taisho, eh. siamo nel periodo Taisho. Sì sì, 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 lo rivediamo subito. Lo rivediamo subito. Praticamente è un drago Ryu che si è uh, girato, che si appoggia con le due zampe posteriori, con la coda che gira uh, e con uh, uh, l'arto uh, anteriore tiene in mano questa. Il sacro gioiello buddista il tama così con questa parte con e con l'altro scende e si ferma così quindi è un oggetto sicuramente uh, proprio d'impatto di, di, cioè si vede non è un piccolo kimono in bronzo di, di quasi 40 cm alla scolla sfera ecco quindi siamo a 38 immaginatevi che cosa che come, 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 come cosa può essere e poi comunque è un oggetto da centro, cioè è un oggetto che puoi mettere ed esporre anche uh, al centro di un, di un qualcosa, anche o a parete, ma si vede tutto. Cioè quindi nell'idea di poter vedere l'oggetto a, cioè a tutto tondo, vedi. Eh, qua si vede il movimento, che eh? è appoggiato con le due zampe posteriori si alza così. 1600. 1600 euro. Lo rimetto là. Mi vai sul vaso qua. Ma 700 euro sto vaso. Non so se dirvi. 700 euro. 700, non 7000, 700. Certo che lo rivediamo. Eh, vi ho fatto, rivedere, fatto vedere prima questo, ma eh, le, se, se, è, da, è da rivedere, sì, nel senso che... Non so cosa c'è da aspettare. Eh, non c'è da aspettare. Solo queste due capp qua sono stupende, ma eh? che roba. Queste sono le tazze, le tazze che uh, hanno come forma la, uh, la forma delle, delle, delle tazze cinesi mh, antiche uh, del Seicento, uh, che venivano poi uh, che sono state addirittura riprese dalla manifattura di Meissen. Questa forma qua, per chi conosce Meissen. Uh, è proprio uh, una, una tazza che veniva fatta tra le prime del Settecento, nel 1730, 1720-30 fino al 1735-40, uh, con le scene marine oltretutto in alcuni casi, con le scene orientali di, da Meissen. Uh, questa forma qua, quindi, è una forma proprio che che nell'arte è riconoscibile, è riconosciuta in tantissime manifatture che poi l'hanno ripresa. Il Giappone ha preso sicuramente spunto no, dalla, eh, dalle forme cinese antiche, eh, però è anche raro trovarle in Giappone del tazze così, eh. è abbastanza raro trovarle. Quindi una teiera con le due cap eh, interamente in lacca, eh, di una qualità superiore, di una bellezza e di un'unicità uh, un assoluta, il fatto di trovarle poi in un, un set come questo, che naturalmente, poi magari era anche in origine completo, magari con centinaia di pezzi, però sicuramente di teiera ce n'era una, eh, non è che ce n'erano dieci. Quindi, eh, questo è, è l'oggetto ancora, ancora originale. Guardate che, che cos'è questa: solo questo coperchio che tiene stupendo. Uh, ve l'ho fatta rivedere ve l'ho fatta rivedere Fammi un attimino sul vaso vogliamo vedere gli avori o, o vado avanti qua <coughs> aspetta prima vi faccio vedere un altro oggetto che è appena arrivato un plicajur stupendo guarda che bello che è. di grande dimensione stupendo questo bello di una dimensione così è il primo che abbiamo ne ho avuti di oh, ne ho ancora ho dei vasetti o dei vasi ma, ma questo è stupendo guarda che guarda che dimensione che ha questo piccaggiù ve, ve lo dico subito la, la misura eh, allora questo qui è alto 14 14 per 12 circa 14x12 pazzesco bellissimo questo è proprio, proprio bello proprio bello come forma guarda che colori che ha guarda che roba guarda quell'azzurro quel violetto quel giallo quella eh, quel verde quel marrone quel blu fantastico Questi quando li trovo cioè, li compro, cioè li compro perché non... non, non. Così grosso no? Questi sì sì, così grosso no. Così grosso non la vedo. Sì, infatti forse in televisione non, non, non vi rendete conto, nel senso che io adesso posso dirvi non solo, vedi già forse così, vi faccio capire quanto, quanto è grosso, ma eh, cosa vi devo dire? non... non, non sono molto più piccoli, più stretti di solito. Grande così e bello così non l'abbiamo mai avuti. Mm, ve lo dico. Sì, sì, no, eh, sì, no adesso sì, ovvio si capisce quando poi metti insieme vicino qualcos'altro, però fin quando non lo vedi a casa non, non, non ti rendi conto neanche dei cosa di che cos'è, insomma. Mm -hmm. 2005, stupendo. 2500 euro. Vi faccio vedere, sì, gli lavori. Partiamo con la Zanna, la mettiamo qua o la lasciamo lì? Centimetri lineari, se dobbiamo prenderla, diciamo così, sarà 95 quello che è. E, eh? uh, lavorata uh, eh? sì, nella parte più lunga sarà un po' di più. Lavorata sull'intera sull superficie è mm? uh, importante eh? il fatto che sia comunque lavorata sull'intera superficie, addirittura, addirittura nella. Nella parte diciamo della, della chiusura della, della zanna eh, e anche naturalmente dall'altra parte. Quindi, questa, questa caratteristica è fondamentale mh, sia per, quanto, per, per diversi motivi. Uno, sicuramente, anche per la qualità della lavorazione, cioè, se l'oggetto fosse stato intagliato solo da una parte, eh, era meno interessante logicamente rispetto a questa duplice... Eh, oltretutto abbiamo anche due tecniche diverse. Eh, da, su questo lato, quello che state vedendo adesso, c'è un, uh, un rilievo minore, c'è cioè una profondità minore in, rispetto a questo, al lato dove lo, che sta mi sta guardando. Qui ci sono delle scene con dei personaggi, oltretutto, molto particolari che quasi non troviamo mai insieme. Un bel tassello sulla rossa che ne contraddistingue la firma su questo lato. Troviamo dei, guardate che forte qua c'è uh, Hotei con il suo sacco ed è appoggiato al suo sacco, che si sta godendo la scena. Quella può essere anche Shojo Andri, più che Okame e o camelici, però può essere Sociogio, sai? E quest'altra parte invece con i saggi e con i personaggi a rilievo. una qualità straordinaria è eh, il lavoro che c'è cioè, quindi nel, nell'attenzione dei particolari nella, nella potenza del lavoro dell'intaglio del, dell e tutto quello che c'è poi è assolutamente a posto, in ordine non ha, non ha problemi anche perché comunque è un blocco importante naturalmente tutti questi oggetti che noi vi presentiamo eh, sono comunque ehm, hanno, dei hanno un certificato eh, in regola per essere poi per, per, per essere venduti, eh. vi ricordo che um, per poter vendere uh, gli avori antichi lavorati uh, c'è da questa nuova legge da poco che uh, niente, praticamente bisogna avere un documento in più uh, che attesta uh, l'autenticità e, la, e la provenienza di questi oggetti. Um, questi sono certificati CITES che vengono rilasciati uh, dalla forestale. Quindi sono in regola, una volta che voi comprate un oggetto da noi con, eh, con questo certificato avete poi la possibilità di, um, di rivenderli, se avete collezioni in casa di avori che non volete vendere non c'è assolutamente mh, esigenza di farlo, a meno che non avete l'idea di venderli, non so, magari tra qualche anno lo dice mi porto un po' avanti, ma se no non c'è l'esigenza di venderli, se, di, di, di fare certificati se non, se non vengono messi in commercio ma per venderli e acquistarli ci vogliono, queste, ci vogliono questi, questi documenti. Tutti gli lavori che noi vi presentiamo hanno questa attestazione. Questa costa 12,5 giusto? 14,5 14.500 Ah no, 12,5 era l'altro, che lo vediamo adesso. Ce ne saranno, vedete, ehm, sicuramente chi segue anche comunque in questo momento anche le televendite o magari ovvio mercato, nel mercato, per chi frequenta anche mercati, per l'amor del cielo, si sarà reso conto che comunque ci sono meno avori in vendita, perché ci vogliono questi, questi certificati. Nel, nel, a livello televisivo sicuramente vi sarete accorti che ci sono meno avori di prima, per diversi motivi, un po' perché non sono, alcuni non si possono certificare perché erano lavori che non erano proprio antichi. Altri magari che sono antichi, eh, ci vuole un po' per magari ottenere, ottenere il documento e quindi questo è il risultato. Ma più si andrà avanti, più magari si regolarizzerà il mercato. Però ricordatevi una cosa: che eh, ci sarà sempre un'offerta sarà sempre magari inferiore rispetto magari a quella che c'era in passato, mm. ma i, i, i collezionisti e chi compra avori, e li comprava prima e li comprerà anche dopo, anzi ancora di più con la motivazione di avere comunque un certificato che ehm, ti libera da ogni, da ogni motivo di, di problemi o di cose da, da, da risolvere, nel senso che una volta che tu compri questo, domani mattina lo puoi rivendere. Non hai bisogno di fare certificati, c'è cioè già, è a vita, c'è cioè un documento che segue l'oggetto a vita dopo. Quindi chi, um, ha e chi li comprava prima li compra ancora oggi, in più, in più da oggi in poi hai la possibilità di avere questo uh, diciamo, documento che ti dà la, la, la tranquillità più assoluta. Perché vedete, la tranquillità più assoluta qual è? E' quello di dire che se un oggetto come questo non fosse stato certificabile, cioè non si poteva fare il certificato, non si poteva fare, ma il fatto che questo è un oggetto antico, è un oggetto che è stato lavorato in passato, che oggi sono comunque in vendita pensate che negli Stati Uniti e in Inghilterra non esiste neanche questo certificato. Allora hanno fatto le cose più intelligenti, perché noi alla fine in Europa, come anche in Italia, siamo quelli che Uh, sembrano che non fanno le cose e poi quando le fanno le fanno peggio degli altri. No? Gli inglesi e gli americani uh, hanno tirato, uh, hanno sempre parlato di, di problemi no, legati al lavoro in questi anni, soprattutto gli inglesi hanno cominciato qualche anno fa no, con i reali. No, uh, no, eh, erano i primi ad andare in Africa loro a, a ammazzare gli animali. Eh, quindi hanno, hanno, hanno cominciato loro. Adesso in Inghilterra e in America non c'è bisogno di nessun certificato. Però c'è una cosa, una regola molto precisa, più intelligente rispetto alla nostra: che non può entrare, non può uscire dal territorio nessun, nessun oggetto in avorio. Sì, ma noi ha messo il CITES anche. Là invece, perché uno dice: scusate, ci sono gli elefanti in America? No. In Europa abbiamo gli elefanti? No. Quindi, se, se tu metti la regola che non può entrare, non può uscire niente, quello che rimane qua, rimane qua. È roba che è antica, quello che è ormai è fatto, basta, fine, chiuso discorso. Invece no, hanno messo questa legge, per l'amor del cielo, tutela tutti, tutela voi, tutela noi, tutela... Però, sicura, però sicuramente eh, chi ha eh, oggi in casa degli oggetti che eh, non sono mh, antichi, cioè ve li hanno venduti per tali ma non lo sono, eh, non li vendete più. Quindi comprando questi siete sicuramente eh, tranquillissimi. Perché qui ci sono tutti i certificati in ordine. Questo ve l'ho fatto vedere uh, un paio di settimane fa. Poi c'è stata anche una richiesta, poi un'altra richiesta. Uh, sono, vedete, adesso noi di questi capolavori qua, uh, sia la zanna che questo oggetto qua, una volta che noi l'abbiamo venduto, faremo più fatica anche noi a trovarli eh? perché ce ne sono meno nel mercato. Quando usciranno e quando ne escono? Costeranno di più? Cioè, Io per dirvi le cose, adesso voi state vedendo ancora degli lavori da noi perché noi comunque abbiamo fatto i certificati, siamo fortunati, siamo eccetera, eccetera, eccetera. Uh, abbiamo un magazzino, avevo un magazzino dietro abbastanza importante, ma quando questi sono finiti? E poi arriveranno col contagoccio, ve lo dico già. Cioè, le mie parole, se, beh, beh, registratevele. Cioè ricordatevele. Quando io vi chiedo eh, per un oggetto come questo che non esiste, proprio non esiste, nell'idea di, di poter trovare eh, una firma così importante, eh, un blocco così, così unico, con tutti questi personaggi, ma poi un monoblocco così ricavato dal pieno. Da un solo pezzo hanno tirato fuori un capolavoro. Ma, ma cosa può valere un oggetto del genere? Chiedi quello che vuoi. Cioè io, io adesso chiedo 12.500 no? Ma, ma se io dovessi chiederti 35.000 per dire? Ma così. Sono impazzito, oggi ho 35.000, cara. Cos'è che vuoi dire? Niente. Eh. Cioè, guarda le mani di questi personaggi, poi è intonso, intonso. Ma io, voi, quando voi lo vedete a casa, vi spaventate, ve lo dico io, eh. Quando questo lo, tu lo vedi a casa, ti spaventi, perché non ti rendi conto di quanto sia potente e, e, e grosso. Cioè, non siete eh, il problema è che un oggetto così non sei abituato a vederlo, non l'hai mai visto, non l'ho visto neanch'io, capito? Quindi non, non te lo immagini, non te lo immagini così grosso. Cioè guarda che non riesco neanche a, a, a chiuderlo, con le mani devo... Eh, prende tutta la mia, se io faccio un cerchio, che io le mani, non ho le mani piccole, eh, riesco a prenderlo appena appena. Guarda le mani qua, guarda poi il frutto, mi fa impazzire questo pezzo qua, che lui mette la mano eh, vicino alla mano del Buddha, perché questo è un cedro del Buddha si chiama. Si chiama eh, limone del Buddha, cedro del Buddha. E lui, questo Sennin, mette la mano sua vicino uh, 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 a quella, al, alla simbolica mano del Buddha. Ti rendi conto? Il frutto del Buddha, il cedro del Buddha sull'avorio, non l'avete mai visto, perché è più difficile fare questo di una mano. Ma lui era, era uno dei più grandi maestri della scuola di Tokyo. Toshiaki Shumei, Shimamura Toshiaki Shumei. Andate a vedere i prezzi di aggiudicazione nel mercato delle aste di Shimamura Toshiaki Shumei, che solo lui faceva le mani in quel modo lì. Guardate quest'altra mano vicina alla, ma alla zampa del rospo. Ma quando mai l'avete vista una mano con le dita staccate così? Siete abituati a vedere le palette, le cose di scarsa qualità? E immaginatevi queste, queste, questa lavorazione di, questi, di, questi, uh, di questo gruppo uh, di cedri, e da una parte l'altro col fior di loto, i bambini sotto, i personaggi qua dietro che girano qua di una qualità, guardate le vesti di questi personaggi, guarda cos'è il dietro, che cos'è? Questo era uno dei più grandi scultori giapponesi del periodo Meiji. Cioè questo è un oggetto da mettere veramente a fianco a quei tre pezzi al Museo d'Arte Orientale di Venezia. Questa è quella qualità lì straordinaria. Questi sono i pezzi che, non fa, che fanno la differenza quando ci sono e dovrebbero costare tre volte tanto quelli normali, altro che 12.500. Questo è un pezzo che dovrebbe costare 25.000, altro che 12.500. Cioè se voi ci pensate la difficoltà nella lavorazione, la firma e nella lavorazione sotto, guardate che cos'è quella tartaruga dai mille anni. Questo è il sotto questa è la base, cioè guarda quella tartaruga da, con la lunga coda dai mille anni, questa è la firma, la vedete da, da questa parte, Toshiaki Shumei, andate a vedere su internet quanti, i prezzi che fanno, ce l'abbiamo, anche in una giudicazione da qualche parte, sì. Cioè, ti rendi conto, questi sono gli occhimono, questo è uno degli occhimono più importanti e più belli che noi abbiamo mai avuto in questi anni. Ma vedete se voi lo confermate adesso o non lo confermate, non mi cambia niente. Perché tanto io un altro così bello non l'avrò nei prossimi anni. Quindi per me questo è avere un capolavoro per un cliente eh, doc, per un cliente eh, capace di comprare le cose uniche, ripetibili e straordinarie, per un cliente che vuole comprare l'oggetto più unico del mondo, per un cliente che vuole essere sicuro di avere un capolavoro, e questo è, e questo lo è, cioè vedete eh, l'acquisito, poi eh, il fatto che un oggetto così eh, è disponibile è già, è già lì un miracolo, <ride> già, già è lì è. Uh, mh, è già un miracolo perché questi non sono oggetti che possono essere cioè, voglio dire, trovabili nel mercato non so, questi, questo fa parte di, quel, di quella tipologia di pezzi che, non, che quando lo vedi eh, guarda che cos'è il guarda il, questa veste con i fiocchi che scende di questo questo è un eh, che si chiama il, lo scettro questo è uno scettro attaccato con questi fiocchi che scendono. Guarda questo, questa, 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 questa parte di questi scroll legati, uno sull'altro su questo cesto traforato. Ma io i particolari ve li voglio far vedere, ma posso restare qua un giorno. Guarda questo bastone, com'è tutto intagliato. Guarda che cos'è ecco, quell'inro, quel, quel quel, con quella corda che che va intorno alla fascia dell'obi. Siamo qua una settimana. Guarda cosa sono tutti questi intagli dei, delle vesti, delle, delle lavorazioni. Guarda questi, questi, questo, questo, questo kimono come si muove il, al vento. Ma, vi rendete conto di questi particolari? Cioè, se andiamo avanti ancora, guarda questa, questa, questo, questa bottiglia eh, con quelle corde che scendono giù, tutte ricavate dallo stesso pezzo. Sane. Vedi, lo vedi quel fiocco con quelle due che scendono giù? Quello è un miracolo che sia lì, no? Guarda anche l'inro come è staccato. Vedi, vedi com'è? Guardalo. Vedi che non è attaccato, ma c'è lo spazio dentro. Guarda. Cioè, guarda che per fare questi... Questi sono i particolari che ti fanno capire la qualità di chi ha scolpito. Cioè, Toshiaki Shumei era un maestro, era uno dei più importanti scultori della scuola di Tokyo. Ma sei di fronte ad uno degli oggetti che, eh, che non hanno, vedi, eh, eh, cioè chi comprerà questo e lo metterà magari già accanto a altri due o tre oggetti che ha già comprato, o magari anche se fosse un pezzo solo unico, no? uno dice: Io voglio comprare uno degli oggetti più belli, uno, uno degli occhi mono più straordinari che si sono visti nel mercato negli ultimi anni. Ce l'hai di fronte, ce l'hai di fronte. Ma non ne voglio comprare 200, 10, 1 eccolo, ce l'hai di fronte. Ce l'hai di fronte. Guarda quei due bambini che guardano la tartaruga e che giocano con ven un ventaglio, c'è cioè sull'intarsio di, 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 di corallo. Quei due puntini, con quei due che quello è un ventaglio, e, e quel ventaglio lì. È ricavato, non è stato infilato nella mano, ma come te lo devo dire? Ma vi, cioè, ti rendi conto che quel ventaglio eh, nasce tutto dallo stesso pezzo come tutto quello che stai vedendo? Cioè, tu dimmi quale altro quale altra scultura eh, ti può venire in mente, eh, europea, orientale, quello che vuoi, dove un ventaglio che è così fuori nella mano di un bambino non è stato infilato dopo ma nasce dallo stesso blocco? Cioè, dimmelo. Io, non, non, neanche se me lo dici, ci credo. cioè, voi adesso dite a casa: ma no, ma quello l'hanno infilato nella mano, dai, ma cosa stai dicendo? Questo è attaccato ai fiori qua al ventaglio, se ci vedete bene. Vedi? Il pennacchio del ventaglio è attaccato ai fiori. Quindi, questa è la prova che questo ventaglio è attaccato alla mano del bambino ed è attaccato ai fiori, perché se non fosse attaccato ai fiori. Allora, se era da solo libero qua, posso capire. È ancora sano intatto lì in mezzo perché fa da per il fiore, fa da fermo perché se no, ma ti rendi conto che cosa vuol dire andare a tirar via tutto questo spessore interno per lasciare questo ventaglio? A, cioè, ma è una roba da. cioè Solo un pazzo poteva fare una roba del genere. Uno scultore folle per andare a liberare tutto uno spazio così dentro. Questo era tutto pieno. per poi chiuderlo sotto così, lasciando anche lì la tartaruga che poi da sopra è lavorata. Eh. Cioè se tu vai dentro a vedere in fondo lì, non è che è abbozzata. Capite cosa voglio dire? Questi sono, questi sono i grandi capolavori. Gli oggetti che fanno la differenza, che hanno fatto la differenza in passato, fanno la differenza oggi e chi lo comprerà è eh, 18 cm per 15 cm. 18. mi dai, cosa pesa Andy questo per 11? Ce l'abbiamo sul sito? Quanto? 1,3 kg. Ce l'hai sul sito? Me lo fai vedere? 1,3 kg. Poi se magari tu vuoi trovarci una bella base da mettere sotto che si rialza un po', non sarebbe neanche male, a rivederlo sul sito che lì si vede bene guarda che roba pagatelo con calma ma comprate i masterpiece ma comprate i capolavori e vi dicevo una cosa quando questo non ci sarà più il prossimo kimono il lavorio che arriverà chissà quando Ve lo dico già adesso, chissà quando. Perché non è che adesso in questo periodo non trovate avori in Italia, ma non li trovate in Francia, in Inghilterra, in Germania, in, in mezza Europa, non, perché è la regola europea, quindi si stanno ancora facendo i certificati. E quindi la, 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 la possibilità di trovare un capolavoro del genere mh, sarà sempre più difficile. E poi nella possibilità che quando usciranno bisogna vedere che prezzi arriveranno perché i mercanti che non hanno eh, magari acquistato per un po' come il discorso com di Nesche quando tu per un po' hai clienti che vogliono comprare delle cose e poi dopo non, eh, fai un po' fatica a trovarle, ovvio che i prezzi salgono, eh. Eh, matema, cioè, proprio, eh, è matematica non c'è discorso poi per capolavori del genere il prezzo, cioè, non, il prezzo poi lo fa chi ce l'ha cioè quando tu hai questi oggetti il prezzo poi non è più quello che c'è che trovi nel mercato il prezzo lo fai tu. Cioè sui capolavori, voi vi siete, non vi siete mai accorti che <coughs> quando sentite le case d'aste che fanno dei prezzi eh, sempre più alti no? per dipinti pi o piuttosto che per oggetti molto particolari, ma è perché il prezzo poi alla fine è, è molto, cambia no? velocemente in base... Cioè se questo è un oggetto che uno dopo compra, non, non è che lo deve rivendere per... Dice, va bene, io se proprio, 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 proprio me, ne devo, me ne devo liberare, voglio quella cifra lì. Ma se no non lo vendo un pezzo del genere. E state tranquilli che 12.500 per, per Shimamura Toshiaki May eh, non è un prezzo normale, perché oggi, con, oggi per comprare uno kimono appena appena ce cioè, ne ho 2, 3, 4.000, 5.000 euro, ma cose normali, capisci? Cioè quindi questo vale 10 volte una cosa normale, non il doppio. Però è inutile che insista, perché tanto sarebbe già arrivata una conferma, dire. poi magari arriva domani mattina per l'amor del cielo perché uno ci deve riflettere, però sì, sono quelli che magari arriva anche domani mattina, ma non importa. Il fatto che poi dopo, come tanti altri capolavori, perché vedete, negli ultimi mesi eh, tutti, tutti, quello che, che, mi, che, mi, che mi fa strano, cioè mi fa strano, tutti gli lavori straordinari che abbiamo venduto negli ultimi tre mesi erano, erano alcuni di questo livello, altri un po' meno, altri un po'... Di... ma erano... il livello è questo, quelli non ci sono più. Cioè quelli non ci sono più. Cioè, quindi, vedi, quando fai questo lavoro e vedi che comunque i capolavori vanno, vanno via... Beh, ma eh, esatto, magari anche questa è l'ultima pagina, per esempio quella geisha là l'avete vista mai? Ve l'ho mai presentata? Eh? Sì, esatto. No, ma quella geisha con bronzavorio bronzavori, ve l'ho mai presentata? Falla vedere. Sì, no, ma la Geisha, dicevo, quella lì in bronzo. Ecco, quella ve lo metto. Quella l'avete mai vista? No. Eh, infatti. È stata venduta, ancora prima di presentarvela. Perché, vedete, cioè, è così veloce la, la, la roba che... Poi alcune cose come queste, ovvio, non costava 12.500, ovvio. Ma era un pezzo pazzesco perché era, era, era enorme. Era di una qualità, a parte il viso era di una bellezza, ma è poi di una. Cioè, quando il cliente l'ha vista, ma è... Quando il cliente, ecco, eh, guarda il viso, quando il cliente l'ha visto quel viso lì, si è innamorato, è, è troppo bella. Non posso non comprarla, mi ha detto. Cioè, capite cosa voglio dire? Mettimi sul vaso visto che sei lì adesso che poi vi faccio vedere da qua. Vaso pazzesco firmato Miao. Vaso in bronzo alto 46 cm, pesa 8,2 kg, vedo bene? pesa 8 kg e 200 grammi, firmato Miao, di una qualità folle, di una qualità pazzesca, ma d'altronde i, i bronzi più che roba, che roba, i bronzi più, 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 più importanti, più, più, più conosciuti, più, lo spessore pazzesco, un colore, una patina folle, sono due riserve, da una parte la Dea Cannone e dall'altra c'è una scena naturalistica. ve l'ho fatto vedere prima dal il sito. Perché... Io lo farò vedere solo da qua. Sì, sì, è, è una, una qualità. Eh, lo so, qua si eh, lo so, Il colore poi qua nello studio è. è questo. Eh, è... Sì, sì, no, la qualità di intaglio è pazzesca. Le vesti, non ho lo spessore. Ma poi la scena col drago, la di col drago. Fai vedere anche l'altra riserva dall'altra parte con. Eh... con il grande fiore. Guarda che bella anche questa, col grande fiore di loto. Sì, sì. Eh, infatti il loto, la foglia, la foglia del, del loto, quasi un ombrello, guarda che roba! E eh, ma d'altronde Miao, Miao, Zoo firmato sotto la base. Ne abbiamo avuti forse qualche, qualche, qualche bronzo di Miao in questi anni, l'abbiamo avuti, ma, ma non tanti. Nel senso che non sono oggetti che puoi trovare comunque così facilmente. Eh, questo è un vaso che uno si può aspettare i 7.500, gli 8.500, tranquillamente proprio per la firma e per la qualità che ha, senza dubbio. Si può, eh, si può eh, pensare a cifre del genere. Eh, la nostra richiesta è di 5.500 euro. Stacca pure live, così lo vediamo. Magari eh, riusciamo a cogliere un particolare. Lo vedrete sicuramente più scuro perché le luci dello studio non non riescono forse a, um, a trasmettere. beh no dai un po' si vede, sì. il contrasto. Vedevo che si no, ho visto, bello sì. sì. Sì, sì, no, si vede. No, infatti quello che mi spaventava è che questo marrone qua diventasse più scuro, invece no, si, si, si vede che è chiaro comunque. 5.500 eh, quanti di voi hanno sentito parlare di miao di Mia in questi anni quanti di voi hanno sentito parlare che, e, 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 e chiedere magari per una sculturina di 15 cm 2.000, 2005, 3.000, 3.500 4.000, 4.500 eh, un vaso eh, grande come questo eh, di questa qualità con questa firma in questo stato di conservazione, con tutta la sua patina originale. Con un drago e con la dea, 46 cm d'altezza. 5.500 Ne hai solo sentito parlare, non ne hai mai comprati. Perché primo i prezzi non sono questi. Secondo non ce ne sono nel mercato. Guarda che qualità, guarda che, che, che pazzesco la lavorazione, ma uh, 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 anche la patina, ma anche il colore. Guarda, uh, in, in tutte e due le riserve, in questo, guarda qua il fior di lotto che scende, guarda che forte. Uh, in queste due riserve oltretutto, vedete qui in alto, bravo, fermate pure qua. C'è un incrocio, vedete, con queste due fenici che hanno la bocca aperta e trattengono sempre quella sfera, quella, quel gioiello buddista che è. Quindi, quindi il, 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 la, la cornice, vedete, di queste due riserve non è una semplice cornice, um, così mh, normale, semplice, ma, ma, ma sia da una parte che dall'altra c'è proprio l'incontro con queste fauci aperte che trattengono la sfera, il tama, sia da questa parte che dall'altra parte. Poi all'interno c'è comunque una lavorazione min miniatura <coughs> eh, a motivi eh, geometrici, floreali, eh, fitta, 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 e, e poi si va, va a riprendere dall'altra parte sempre quella stessa parte eh, centrale con la stessa scena più piena, più ricca, perché qua abbiamo proprio la dea della misericordia che... Uh, è appoggiata ed è trasportata e vola via insieme al Drago Ryu che, che la trasporta e che la tiene, e che la fa, uh, diciamo, la tiene nei, nei cieli, la porta via con lui. Stupendo. Miau uno dei il più importante, la più importante um, diciamo. Uh, produzione, lavoro. Eh? bronzista eh, del, eh, giapponese del periodo Meiji. Eh, quindi, quindi questo vedete è un capolavoro paragonabile ai grandi altri eh, maestri giapponesi come i più importanti della scuola di Tokyo, come i più importanti, come più importanti eh, della, della lavorazione di, mh, di Satsuma. Guarda che forte, adesso mi faccio notare Andrea queste, queste, queste maschere con la lingua aperta qui in alto, guarda che roba, che, ne, che, 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 sono, che è tutta la lavorazione del collo, guardate che non c'è un punto dove, in cui non è inciso, eh. cioè è la roba che non finisce mai. Ma calcolate che Miao era come importante come la manifattura di Comai. Cioè, erano i migliori, capito? Come per, per, per i lavori da, di, delle scatole damascate, dei lavori di, di, di damascatura, di, eh, di incisione di, di oro, eh, di, di applicazione di oro sul ferro, sul metallo? Um, eh, ma gli altri erano anche loro. Tutti, adesso non vi faccio la lista di tutti i decoratori di Satsuma, ma anche loro erano i migliori. Cioè, quei 10-15 erano i migliori. Ecco, qui stiamo parlando di, di, sicuramente di uno dei più importanti. ma è evidente è evidente il fatto, il fatto che, 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 si, che ci si trovi di fronte ad una, ad una manifattura comunque eh, importante, ma lo si capisce dalla qualità, cioè se non fosse firmato allora, parliamoci chiaro, se non fosse firmato questo vaso eh, eh, poteva costare lo stesso 5.000 euro eh. cioè leggere la qualità negli oggetti è, 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 è di nostro uso quotidiano, no? è, facciamo questo lavoro, quindi, quindi per forza dobbiamo riuscire a, a, a leggere la qualità a dispetto di ogni firma possibile, cioè dobbiamo essere capaci di intravedere l'oggetto straordinario anche senza la firma, cioè chi fa l'antiquario, non è che deve, io mh, non conosco l'antiquario che va a vedere Ehm, su art Price. tu conosci qualche antiguario che va a vedere su art Price il valore degli oggetti? Eh. Cioè non è che uno dice vado a vedere ehm, eh, eh, su art Price e vedo la firma, se non c'è la firma sono, sono non, non so fare. Non, 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 non ci capisco un tubo. La, la prima eh, lettura, cioè all'asilo, quando vai nella scuola, quando tu facevi la scuola dell'antiquariato, ti ricordi? Eh, all'asilo no? Ti dicevano cos'è che devo vedere prima? prima di per imparare cosa? La firma? Nell'interrogazione ti chiedevano cosa devi vedere la firma? E tu dicevi no, ti ricordi? Cosa devi vedere? L'oggetto. L'oggetto, devo capire l'oggetto, il soggetto, la qualità prima della firma. E la firma ti dicevano quando è che a vedere la firma? Alla fine. Alla fine, ecco. Vedi, Andrea è, fatto, è stato promosso subito, era, è uscito con 110 lode dall'università dall dopo di, di Antiquariato. Ma la, la firma la vedi dopo. Ma dopo, se c'è la firma, va a giustificare il fatto che sei di fronte a un capolavoro firmato da. Il... Eccola qua. Che poi noi ci abbiamo messo anche l'etichetta vicino, naturalmente. Ma... Qui c'è scritto. Ammazza, oh. Ecco, bravo, fai vedere la sito. Eccola qua. Quindi, non eh, avere alcun dubbio perché sei di fronte a un capolavoro firmato Miao Zo. Miao Zo, zo non è lo, Zo vuol dire eh, lavorato, eh, Vuol dire fatto. Miao Zo fatto da Miao. 46 cm di vaso capolavoro. 8 kg. Ciumbia! Adesso vi faccio vedere un altro di un altro me di un altro Adesso vi faccio vedere un altro che non è grande così. Tiramelo via perché sennò questo sembra troppo piccolo. <ride> Vabbè, questa è una chicca. Ecco. Ah! Ecco qua. Questa è un'altra un manifattura importantissima del Giappone. mi fai vedere la foto Andri quella foto che, non, che non siamo riusciti a comprare in settimana era c'era scritto la, la, quest era questa manifattura qua, la riusciamo a trovare? no eh, forse ci siamo capiti adesso vi faccio vedere la, la manifattura come lavoravano perché non ci si rende conto cioè, noi, noi pensiamo che loro, i giapponesi, nel 1850, Carlo, avevano l'aria condizionata, eh, si mettevano seduti comodi sulle poltrone, pol delle sedie comode, no? Si mettevano a lavorare eh, e a scolpire, fare i glasoni, fare i bronzi, in ambienti eh, normali, no. Quello che io, infatti, ogni tanto mi, 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 rendo, mi chiedo, ma, Facevano delle lavorazioni come queste, dove trovi eh, l'argento. Eh, I baffi di questo, eh, di questo mh, drago sono in argento, sono colorati in rosso. Sono... Non c'è, va bene, non la troviamo. Questa è la manifattura di Nogawa. Una delle manifatture più importanti come, come Miao, come Komai, come, come questi. Nogawa. 1800 euro, master, lui anche qui. Guarda cosa fa. Sta cercando di prendere il tama, il gioiello buddista. Stupendo, stupendo. Una chicca, un piccolo cashpe 1800 euro. Adesso vado a beccare tutte le chicche in bronzo che non avete preso, che tanto eh, non è che ne arrivano a quintalate, vero? Eccoli qua. Questi sono i capolavori in bronzo dei grandi maestri giapponesi. 1800, 1800, 3005. Aspetta che costano 3000, 3000 e oh, 7000, eh, tra qualche anno. Aspettate, vedete... Il, eh, quando si trova un oggetto, eh, questi vedete, sono oggetti che si, si vendevano sempre. Si sono venduti da, eh, da sempre. Il problema, sapete qual è? È uno che questi oggetti non sono mai arrivati, cioè i bronzi di questa qualità qua non sono mai arrivati in Italia. Cioè il, i bronzi di questo livello qua, con oro, con argento, con in Italia non sono mai arrivati perché costavano troppo per il pubblico italiano cioè, il pubblico italiano tendenzialmente è sempre stato un pubblico, il pubblico un po' meno uh, mm, eh, a rispetto degli altri paesi europei è sempre stato quello che ha sempre voluto pagare meno le cose cioè il difetto italiano è quello di, di, di volere sempre fare un po' il furbetto e, e di voler sempre pagare meno rispetto a quello che è il prezzo di mercato quando i commercianti, no, gli antiquari, conoscono questa caratteristica, come si può dire, quando l'antiquario Carlo, eh, che fa la, o, o un commerciante che vende roba vecchia, roba antica, insomma, conosce la psicologia, il ragionamento no, del, di chi compra, del cliente, tipo medio, eh, agisce di conseguenza, eh, scusa eh, se tu conosci eh, la, la, il ragionamento che fa eh, la maggior parte dei compratori di arte ti adegui, eh, cosa fai? Vai controcorrente? Chiudi? Noi, vedi, noi andiamo controcorrente, ma non chiudiamo, sai perché? Gli oggetti sono di qualità. Sì, non soltanto gli oggetti sono di qualità, perché abbiamo trovato un pubblico che riesce a capire questa differenza. Non abbiamo bisogno di milioni di persone, perché gli oggetti, eh, pochi gli oggetti. sono pochi gli oggetti belli. cioè Se, se, se su 100 oggetti sono 4, 4 sono belli e 96 no, è, è, è ovvio che quei 4 sono per 4 persone e 96 sono per quegli altri, non è che. E poi vendiamo anche in un mercato internazionale, che sanno cosa vuol dire, già a prescindere. E quindi, vedi, eh, eh, lasciamo fare il mer al mercato normale di, di tutti gli altri vendere eh, a, 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 quella, a quel pubblico italiano che è rimasto con quella mentalità di spendere meno possibile. Cioè l'italiano vuole spendere meno possibile. Cioè vuole comprare il tappeto a meno possibile. Vuole comprare il quadro a meno possibile. Vuole comprare il mobile a un prezzo meno possibile. Meno male che non tutti sono così, però vedi, è, è la percentuale uguale, cioè il 4% degli italiani compra questo e ragiona come sto dicendo, come ragioniamo noi. Il 96% compra il 96% di merce che c'è per loro e va bene, hai capito? Questo è il ragionamento. Quindi questi sono oggetti per, non per chi vuole spendere poco. Perché purtroppo, se vuoi spendere poco, l'antiquario ti porta l'oggetto che vale poco. Perché, la, perché il commerciante non è. cioè, voglio dire, se, se sa che ha la clientela, um, eh, m, ha una clientela per il Satsuma da poco, eh, non può andare a comprare um, gli Abumeisan perché. Perché non glielo venderà mai, perché il suo cliente vuole comprarne 10 ciotole a 100 euro e non una a 10.000. E qui è uguale. Cioè, quando voi comprate un... Allora, il problema sapete qual è? Che forse non avete mai visto la differenza, bene, da vicino, tra un oggetto di qualità e uno di... E un... O magari l'avete visto ma... ma fate un po' finta di niente. Ma quando voi vedete questo a casa, no? Mettiamo, e guardate com'è fatto. E dite: poca miseria, ma ho speso 1800 euro? Eh sì, però. Eh sì, però. E eh, eh, che qualità è? Ma che colore ha? Ma che oggetto stupendo è un cashpo in bronzo, uh, di, eh, eh, bello così. Con il drago inciso, perché tutta la rozione che vedi non è che è stampata, eh. cioè, lui dice, ma come hai fatto? Eh no, l'ha messo nello stampino, ha tirato fuori il drago. Questo l'ha intagliato tutto a mano, cioè quelli, quel, quel lavoro che vedete è. è a posto di intagliare il legno, no, per dire, è, intagli il, il, il metallo è un'incisione. In più l'applicazione, i baffi di questo drago sono in, sono in argento. In, in, incastonati nel bronzo il tama e, e poi il tutto poi fatto e patinato con colori diversi cioè vi rendete conto che cos'è questo, questo pezzo è una cosa stupenda, è un oggetto fantastico è un oggetto unico così poi come sono questi bronzi ma vedete eh, il, il fatto di riuscire a a leggere poi tutto questo no è anche abitudine, cioè è, è, è vederli, rivederli, riguardarli, farci un po' l'abitudine, fare l'occhio, far tirare fuori il proprio, sì, il proprio gusto personale ci mancherebbe, ma, ma per fare questo bisogna, fare, bisogna avere l'occhio allenato e l'occhio allenato ce l'hai soltanto quando eh, ti eh, circondi di cose belle. Se ti circondi di cose brutte e mediocri, o false, peggio ancora, allora... L'occhio non lo allenerai mai. Se ti circondi di cose mediocre mediocri, brutte o false, allenerai l'occhio sulle cose mediocri, brutte e false. Non lo fai il salto di qualità. Non, non, non riesci a farlo quel, quel passaggio. Per, per riuscire a eh, in, Percepire l'importanza di un oggetto autentico, che costa di più di quello brutto, di quello, di quello falso, bisogna comprarlo, bisogna, andare, bisogna avere il coraggio, bisogna avere eh, la, la lucidità nel riuscire a, um, a fare un ragionamento che non tutti ci arrivano uh, non tutti ci arrivano ci arriva il 4-5% della popolazione mondiale, eh? è lunga la strada. Io vorrei soltanto dirvi, mettetevi se potete nel 4-5%, cioè toglietevi se siete ancora, se vi rendete conto che, siete, che fate parte del 96 o del 95, fate uno sforzo, lo so che è difficile, lo so, è difficile, fate uno sforzo però, portatevi nel 5%, nel 4%, fatevi un esame di coscienza, quanti di voi si sentono onestari nel, nel 4-5%, dai giochiamo, e quanti di voi si sentono onestari nel 96%? I miei clienti, secondo me, si sentono di stare nel 4 o nel 5, ma tranquillamente, ma proprio senza dubbio. Cioè, chi ha comprato le cose da noi in questi anni, sì. ma proprio cammina a un, metro, a un metro da terra. Perché ha comprato queste cose qua? Perché ha comprato le, le sculture in avorio giuste, perché ha comprato le sculture in bosso giuste, perché ha comprato le ceramiche giuste, easy. Siete ancora in tempo eh, a diventare con i nostri clienti? Eh. Che basta telefonare. Oh no, Carlo. 02 876 550, come va? Tutto a posto? E quindi, e quindi, quanto è questo? Cioè, quindi il fatto di essere consapevoli che c'è un mondo di cose belle, ma è un mondo che va conquistato. Un, è, un, è una parte che va eh, che non te la regala nessuno, te la devi conquistare. Devi avere la, devi avere la capacità di, di riconoscere, di impegnarti a riconoscere le cose di un certo tipo, di fidarti. Magari all'inizio, se non, se, non, eh, se non hai quella capacità di giudicare le cose belle da dalle cose brutte, quindi devi, devi lasciarti trasportare. Una volta che hai eh, ehm, ehm, diciamo che sei partito nella, nel, nel riconoscere e nel, nel, nell'avere alcune cose e nel dire sì però a cavolo è vero quel vaso a fianco, a fianco a quelli che ho comprato fino adesso si vede la differenza. Eh. Allora lì comincia a dire ma quelli magari li vendo eh? e questo lo tengo e piano piano sostituisci, no? Io ne, ne ho dei clienti che hanno fatto così, eh? Io ne ho dei clienti che hanno, che hanno comprato i Neskay, i neschi che non erano buoni e li hanno venduti tutti adesso hanno una collezione di neschi buoni. Ne abbiamo dei clienti che avevano i satsuma normali e li hanno venduti e adesso hanno i satsuma validi. Ne abbiamo clienti che avevano gli occhi mono eh, zoppi e adesso hanno gli occhi mono sani. È così. Non è che tutti possono pensare di nascere e far parte di quel 4-5%. Però devi essere intelligente e consapevole se vuoi, fare, se vuoi passare dal 95 al 5 o dal 96 al 4 è uguale. Quindi fa sempre parte del. La... Eh, poi, poi lo vedete costantemente quotidianamente, no? Anche se si parla a livello di politica. C'è gente ancora che, vabbè, senza fare nomi, e senza fare nomi di partiti o meno, ma c'è gente che, che vota sempre lo stesso. Cioè quel partito, anche pure per le stupidità... Continua a dire stupidate ogni giorno, no? Essendo in televisione, no Carlo? che dicono delle robe che sono, non si possono sentire. Poi fanno i sondaggi e c'è sempre un 13%, un 15% che li vota. Beh, ma, ma che sono cioè, ma, vuol dire che c'è un 15, 20% proprio di no di zoccolo duro. Se, ma, avete un altro nome? Cioè, ma è incredibile. Cioè, ma dire e sono convinti, capito? E questo è uguale. Cioè, quindi vuol dire che anche nell'antiquariato, nell'arte, c'è quel 13-15% che non c'è speranza. Cioè, non c'è proprio... Speranza. Cioè, io posso parlare, dire tutto quello che voglio, ma tanto non... Mm, non <ride> vanno avanti a comprare le cose sbagliate. E il bello è che sono convinti che sono giuste. Costano poco. Eh. Capito? Cioè, quindi, la percentuale... Eh? Si autoconvincono, ma... Sì, ma... Però beh, uno dice ho cioè i soldi miei, faccio quello che voglio, eh, però eh, vuol dire che la percentuale è, è alta, di, è difficile, viviamo in un mondo difficile. Quindi facciamo un sì, fammi rivedere questi, questi tre bronzi, 1800, 1835. Chiudiamo, quanto manca? 25 minuti. Io faccio un bel. Sì, vai, sì, vai dove vuoi. Ah, sì. Allora facciamo vuoi. facciamo così, guarda. Tra tra tracchete, tra tracchete E vabbè, allora dillo. Siamo ancora in onda per circa 20 minuti. Avete tutto il tempo necessario per chiamare, chiedere, informarvi anche dei prezzi dei vari pagamenti. Calcolate che facciamo anche pagamenti, pagamenti dilazionati, con una finanziaria. Facciamo... Guarda che belle queste due bollicine insieme! Facciamo tutte le, tutte le scelte, le cose che mh, si possono pensare di fare. Eh. Eh? Non li vedi? No, perché voglio far vedere, voglio far vedere eh, che la qualità delle cose, quando tu eh, compri qualcosa di qualità, quando tu hai qualcosa... C'è di là una base, c'era una base grossa, quella là guarda, ce n'era una grossa in giro, va bene. Quando tu compri oggetti che sono di qualità e li metti insieme no? e li metti tutti vicini uno con l'altro, quello che voglio farvi capire è che tu hai comunque la voglia di comprare magari un Satsuma, <coughs> magari sei un collezionista di Satsuma, uh, però hai sempre avuto la voglia di comprarti un piccolo bronzo uh, o viceversa, o hai avuto una bella lacca. Hai comprato una bella lacca. Sì, giusto per non averlo in mano così. Hai comprato una bella lacca e dici: Però mi piacerebbe avere un bel Satsuma. Questo è per farti capire che gli oggetti di qualità di ogni materiale. A parte che si parla solo di Giappone. qui, Quindi, qualsiasi cosa tu stai vedendo. Non è che stai parlando di mettere insieme un vaso sevre eh, insieme a un bronzo giapponese, eh. stiamo parlando sempre più o meno della stessa cosa, e quindi quando tu parli e vedi oggetti co come questi, cioè, per esempio, guarda quelle due bol, queste due come stanno anche bene insieme, cioè, questa è una ciotola da te, una T-ball giapponese in ceramica stupenda, e questo è un vaso Caspo in, in bronzo, ma se li, se li metti vicino anche nella stessa vetrina, eh, a, a, la loro armonia è costantemente mantenuta, perché comunque hanno una forma che eh, si accompagna, circolare, eh, senza angoli vivi, eh, rotondeggiante, mh, cioè quindi hanno, hanno quel, ha, ha un senso l, il, il, il scegliere un oggetto vicino a un altro. Poi puoi mettere, anche per esempio, guarda, i piatti, questi due piattini qua, uh, questo col Monte Fuji a 900 euro, cioè, dimenticatelo, nel poter comprare un oggetto di questo livello qualitativo, di questo colore, di questa scena, a 900 euro. Fuji Sun, firma dietro stupenda. Guarda che firma leggibile che c'è dietro. Aspetta. Sì, è giusto. No, sei sì, giusta. Guarda che roba. Queste sono le firme giuste, non sono le firme pasticciate. Queste sono le firme eh, corrette di un oggetto comunque pazzesco da un punto di vista della, della decorazione del soggetto. Senza parlare di, di quell'altro di Kinkosan. Ma nell'idea di vedere insieme, vedete eh, quel, queste chicche, come guardate che cos'è questo, questo plicajour. Questo giura di, di una qualità e di una bellezza con dei colori fantastici, guarda che roba. Costa 2500 euro, ma è pazzesco nella sua, nella sua eh, proprio unicità di decoro, di, di colori, di dimensione e di forma. La dimensione è bella, ma è anche bella la forma. Vedi che, che, che forma che ha, piena, bella, proprio non è, non è un, un vaso come questo, stretto e lungo, per esempio che no, questa è una foro bella, bella bombata come questo, guarda che forte. Guarda che cos'è questo Kinkosan qua col fondo, col fondo in, uh, uh, a simulare il marmo. E il drago rio al centro, a goccia così. Ma vedi, me, metti, metti un oggetto come questo vicino uh, a, come forma, poi guardate le forme di questi pezzi, dal, dal coro in bronzo, guarda che forma che ha, mai vista Il, la forma di questo piccolo cashpo. Guarda che cos'è, pazzesco la forma di questa ball. Che cos'è le forme degli oggetti giapponesi. Sono pazzeschi. Tiro via un po' di roba perché se no poi dopo concludo con magari un pezzo così. Oh, scusa dove sei su no, questo ah. ok grazie Grazie, beh, il vaso era tanta roba, eh. Il vaso, il vaso era sicuramente, era sicuramente, no, questo lo tengo. Guarda, voglio, giusto tre cose, eh, tre cose diverse. Guarda che roba, tre cose che non, non, avete, non vi ho mai fatto vedere, cioè nel senso, un piccolo cashpo firmato Nogawa no come questo. Pazzesco, guardate, queste, queste sono le cose che voi non avete, non avete comprato, non ce ne sono in giro. Dovete vederlo a casa, cioè vedetelo a casa, perché questa qualità qua non, non, non si riesce in televisione a, a reggerla, a capirla. Questa la trovo di un'eleganza e, e di una bellezza straordinaria con questo oro. Con questo mon, con questa, eh, con, questa, con questa impugnatura, con questo manico, con questa parte che viene via, cioè io ovviamente di un'eleganza, di, di, un di una bellezza unica. Il plica jour, il pli Jour è da comprare, grande così, bello così a 2005 è veramente un oggetto strepitoso. Sì, 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 sì. Chiedetemi... Chiedetemi prezzi, misure, chiedetemi quello che volete. Siamo ancora in diretta per 15 minuti circa. Per 15 minuti circa. Se volete rivedere qualcosa che eh, abbiamo fatto vedere, um, 02876550, sì, perfetto. Eh, e lo rivediamo eh, naturalmente eh, sempre senza impegno, senza con tutta la tranquillità e il tempo che abbiamo a disposizione. Uh, in, altro, in altro casi non ci, sono, non ci sono, non abbiamo tempo per fare nient'altro. Questo è il più grande bel vaso Satsuma che abbiamo avuto in questi anni. Più grande di così mh, mi pare di non aver avuto altre alternative. Cioè, quindi questo è un vaso che uh, qualitativamente è uh, interessante. Aspetta, mi vai sulla, uh, sul decoro qua perché c'è un po' di polvere, voglio fare un po' di polvere. A post. A post stiamo parlando di una, di una misura che ti, ci permette, vi permette di poter uh, valutare 47 centimetri, 47 centimetri uh, per 30 centimetri. Sfondo blu, due scene strepitose, guardate che vaso, quasi 50 cm. Sì sì no no eh no ci ho sbagliato io te l'ho chiesto a te metto 5-5 invece no, no vabbè no problem no problem questo è un vaso che eh, ti crea e ti decora la, ti, ti riempie l'ambiente ma ti, ti fa capire la, della straordinaria qualità di un oggetto straordinario. Guardate che cos'è. Guardate che roba, queste, 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 queste geisce in cammino, tutto l'oro, la pianta, poi stiamo parlando comunque di quasi 50 centimetri, guardate il, il blu cobalto, guardate che roba, guardate che oro, intonso, straordinario, 6.005, vaso stupendo. Cioè, se hai nell'ambiente giusto, nella casa giusta, nell'angolo giusto nel... ci, ci vuole spazio. Eh? Non è che ci vuole... Cioè, questi non sono oggetti come una ciotola, no? che dici: vabbè, sai, ne, ho, ne ho già sette, otto, no? la metto lì, non è che dici: non trovi lo spazio? Fai, fai un po' di D e, e, e la trovi. Questo no. Eh, no questo no. Questo, no. Questo, deve andare, questo entrerà in una casa eh, dove. Vedi, le cose grandi di dimensioni, le cose belle di dimensioni, le cose come, eh, come quel vaso in bronzo che è stato confermato, cioè, quelle vanno in case speciali, vanno in case particolari, cioè, vanno in case dove comunque hai già una predisposizione a riuscire a, 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 a spostare le cose, che poi è anche un bel modo di, di fare, no? spostare le cose, trovare lo spazio giusto. È anche un divertimento. E eh, eh, questo è uno di quegli oggetti che, che, che prima o poi andrà a finire in una casa dove, comunque, ha il suo ambiente giusto, ha il suo spazio. Questo è un oggetto straordinario. Mancano dieci minuti. Lo, li chiudo sull'avorio, poi quell'avorio va a finire in showroom, ve lo dico. Eh. Quest'avorio non, non, non ve lo presento, cioè, in un senso, non, non è un oggetto che dove devo fare la trasmissione per insistere, per prendere una conferma. Capite? Cioè, non, non è quello il, il significato e il senso delle cose. Cioè, io sono dell'idea che bisogna portare anche un po' un certo rispetto alle opere. Eh, rispettarle vuol dire anche eh, sì, farle vedere, sì, promuoverle, sì, spiegarle come sono, eh, però, però poi le cose straordinarie, le cose di qualità devono essere capite senza troppo. Cioè, perché poi dopo decade tutto. Cioè dal momento in cui uh, se io devo. Uh, de cioè, allora, le cose sono due. Uh, il prezzo può essere una cosa dalla quale, uh, cioè, per esempio, mi prendi quella, quella ball, um, uh, i mai grazie, sì. cioè, per esempio, uh, le cose sono due, no? Per vendere, per vendere o, o potrebbero essere anche di più, però potrebbero essere due a sufficienza. Cioè uno dice: Io ho un oggetto come questo, che è abbastanza un oggetto eh, beh, commerciale, eh, lo dà il prezzo, nel senso che è il prezzo che lo identifica come un oggetto commerciale, anche se non lo è, da un punto di vista tecnico, storico, e decorazione e di importanza, perché lì, la, la decorazione IMAR è una delle più eh, conosciute e anche antiche sia in Cina che in Giappone, quindi storicamente è un oggetto che ha la sua precisa um, eh, identificazione. Ma da un punto di vista di prezzo si può definire commerciale, perché quando io ti chiedo 450 euro, no, tu lo compri perché hai bisogno magari di un centrotavola, per dire, o di un, o di un oggetto come questo a mettere, che è ancora del 700 perché questo è un Imari ancora della fine del XVIII secolo, però 450 euro, uno dice sì, mi piace, lo compro, basta, non è che, ci stai cioè, non è che costa 4.000. Ma come perché magari oggetto puoi trovare? Sì, inizioni. lo puoi trovare comunque come, come, come centro tavolo, magari non, non così, perché io ne ho avuti magari diversi più piccolini, questa è, un, questa è una bella misura, ti dico subito, sono 25 cm per 9, 8 ,5. Imari, fine XVIII secolo, e dici va bene, basta, fine, chiuso il discorso, non c'è tanto da fare. Questo no, questo non è che lo compri perché c'è un prezzo solo straordinario, cioè qui, quindi qui il prezzo non c'entra un tubazzo, questo lo compri perché devi essere consapevole che stai comprando un capolavoro, quindi potrei mettermi a insistere su quella bolla lì, Imari, che non gli dà fastidio alla, bolima, alla bolimari cioè non, non se la prende poverina la bolimari non, 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 non si arrabbia questi si arrabbiano se non viene confermato questi incazzano cioè, poi sono cinque tre più due bambini bambini diventano matti sì, ma. cioè capito voglio dire cioè, questo è un oggetto che io non posso insistere eh, perché ne va anche cioè della nostra... Sì, si vendono esatto, sono quelle cose che adesso probabilmente non c'è nessuno che, che, che ha la voglia di comprare questo oggetto, ma se appena appena arriva qualcuno che ha, che ha quella giusta, lì si accende quella, quello, quello spirito, che, che il, il problema poi di questo oggetto sai cos'è? Che non è neanche televisivo. Perché è così complicato, cioè è così ricco di lavoro, di, di, di robe, di, di scene, di personaggi, di mani, di... di di cedri del Buddha, <ride> guarda lì, il cedro del Buddha, guarda con la mano lì. Io quello ho detto mille volte. Le mani, i piedi, la qualità di esecuzione di intaglio, tutte queste robe qua sono quelle cose che identificano un oggetto qualitativo. Ma poi vedi, qua in questo caso non c'è neanche tanto bisogno, perché sei di fronte a uno dei più grandi scultori della scuola di Tokyo. Cioè, qui, qui stai parlando di. Toshiaki Shumei, Shimamura Toshiaki Shumei. Mi fai vedere, le trovate qualche aggiudicazione? Ce l'hai il volo? Sì, facciamo vedere ancora prima di chiudere, ci abbiamo 5 minuti. Shimamura, Toshiaki Shumei, ce ne sono state 3, 4, 5 vendite in questi anni nelle case d'aste più importanti del mondo. Uno kimono grande come i bambini, è stato venduto a 5-6 mila euro, grande come i bambini. Uno, un personaggio, un, un blocco così, a meno di 15-20 mila euro, non te lo fanno neanche vedere nessuna casa d'asta del mondo. Attenzione, super, super, attenzione, super. Super, a posto. Così può dire intonsissimo. Ecco, adesso inventiamo un'altra nuova, così magari tra un po' la sentiamo dire. Intonsissimo. E trovare un, un oggetto così intonsissimo. Guarda quell'espressione col quel volto con la mano ma quando mai? Ma dove Shimamura Toshiaki Shumei? Chiudo con questo. Eh? Vai, fammi la sparata delle vendite e i prezzi che, so, che ha fatto Toshiaki Shumei in queste nelle ultime vendite così magari vi si accende la lampadina. 15.000 dollari. Vedete che una delle sue caratteristiche era quella di dipingere anche i capelli, i baffi neri, con, il, con un po' di colore, come il nostro. Era una sua caratteristica. Vai, vedi? 18.000 pounds. 18.000 pounds, sono 20.000. 20 ecco, questo ha fatto 4.000-5.000? 4.200 pounds? 5.000 euro. Questo è alto? Eh, il nostro, 12.500. Shunmei Toshiaki. Cioè, fate voi. Cioè, io veramente... quando... E questo è uguale, come quel vaso Satsuma che vi... Tra sì, che forse da tutti è il più, be più bello di tutti, se, tra, tra parentesi questo, infatti, eh, esatto, sì, infatti con 5 persone, sì grazie, che poi alla fine quando io vi faccio vedere queste cose qua, no? E il bello è questo, che dormite, dormite, no? Quando, vi faccio, quando io vi, facevo, vi avevo fatto vedere quel, quel vaso di, di Sozan per Kinkosan, no? Eh? Ma quante volte ve l'avevo fatto vedere quel Sozan per Kinkosan? Eh, ho dovuto mettere la Bonham per, per vendere ho preso più soldi di quello che vi chiedeva a voi è, dato, è tornato in Giappone cioè ma vi rendete conto? Così, io vi sono qua, vi faccio fare ovvio che non è che voglio dire spendendo poco vi puoi trovare chissà chi, quale capolavoro devi spendere un po' di soldi per comprare un oggetto bello eh. vi saluto vi devo quasi salutare, giusto? quanto manca? Oh allora ce n'è ancora? Sì, 30 secondi. Vi saluto, vi, vi devo salutare. Vi devo ringraziare anche per oggi, è stata una bella trasmissione. E, niente, ci vediamo domenica prossima, domenica mattina 10.30 come al solito, canale 126. Qui non ci spostiamo, eh, siamo sempre qua. Siamo eh, quanti anni? 11 che siamo qua. Eh, eh, anche per i prossimi saremo qua. Quindi eh, seguiteci per vedere ancora altri pezzi straordinari come questo. Buona domenica, buon pranzo! Ciao ciao!